Allora, dottor Palmieri, oggi viene presentato uno studio fatto da ACAM, dalla provincia, e per misurare, insomma, controllare lo stato di salute del bacino che alimenta tutto il comprensorio idrografico della provincia, compresa la città di Bologna. Com'è la qualità della nostra acqua? La qualità è veramente ottima, direi, ottima, gode ottima salute la falda sotterranea del fiume Magravara, nonostante per molti decenni in passato si sia tentato di fare dei disastri, però l'acquifero sotterraneo ha risposto molto bene, e oggi la qualità e anche gli interventi fatti naturalmente poi a rimedio dei guasti che si erano perpetrati ha portato a accertare lo stato di buona salute delle nostre acque sotterranee, quelle appunto che nel comprensorio nostro e anche oltre consentono di superare l'emergenza idrica anche nei periodi più siccitosi. Lo studio dice anche che il nostro bacino è vulnerabile. Vulnerabile come? Vulnerabile, naturalmente vulnerabile, quello è un elemento di conferma che scaturisce dalla lettura del test, perché ci sono delle zone, soprattutto la confluenza Magravara, che per la loro vulnerabilità, per la presenza di massi di ghiaia facilitano l'ingresso nel materasso alluvionale di sostanze inquinanti. Però è altrettanto vero che il ricambio idrico è molto 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 importante, quindi eventuali immissioni di scarse quantità di inquinanti vengono tranquillamente diluite e disperse nella massa delle acque stesse. E non essendoci mai stato un'introduzione massiccia di inquinanti, questa opera di diluzione fa sì che confermi l'ottimo stato delle qualità dell'acqua ancora. Possiamo dire che questo studio è anche uno strumento per la conoscenza e per la gestione del territorio, anche per gli uffici tecnici, uffici urbanistici? Assolutamente sì, perché è molto dettagliato, individua appunto le criticità, individua le azioni da intraprendere per mantenere e conservare questa risorsa, come del resto prevede la normativa. La normativa europea dice che quando si raggiungono dei livelli di buona qualità vanno assolutamente mantenuti con tutte le forze.